So che non ci sono dei dubbi nel tuo cuore, Chris. Deponi l'arma e risolveremo la questione in modo civile. Che sia versato altro sangue. Abbiamo vinto, Chris. Devi fartene una ragione. La tua causa è persa. Questa stupida ostinazione ti costerà la vita, Chris. Con questa follia. Sappiamo che sei qui. Ti troveremo, è solo questione di tempo. Fatti vedere e ti promettiamo che saremo molto gentili.
dove sono i tuoi gloriosi guerrieri della libertà? Chris, sei solo. Arrenditi e avrai salva la tua dignità. Ti punirò per la tua impudenza. La tua ridicola lotta finisce qui. Ora basta! La mia pazienza ha un limite! Ti pentirai per tutta la vita delle tue azioni! Non farmi arrabbiare, Chris. Ho cercato di essere ragionevole. Non mettere alla prova la mia pazienza.
Forse potrai risparmiare la vita dei tuoi amici se ti arrendessi subito. Posa a terra la tua arma e vieni avanti. Non vorrai certo che accada loro del male. Non ho tempo per queste sciocchezze, Christopher! Ho cose più importanti da fare. Mettiamo rapidamente fine a questa storia. Non hai più scelta, Chris. Ora puoi uscirne in un solo modo. E me ne occuperò di persona. Chris, smettila con questa follia. Sappiamo che sei qui. Ti troveremo, è solo questione di tempo. Fatti vedere e ti promettiamo che saremo molto gentili. Go!
Forse potrai risparmiare la vita dei tuoi amici se ti arrendessi subito. Posa a terra la tua arma e vieni avanti. Non vorrai certo che accada loro del male. Cercate di restare con me. Conosco un nascondiglio da queste parti. I rossi non ci troveranno mai quassù. Tatiana Kempinski dagli studi della SAFN di New York. Questa notte la gloriosa Armata Rossa ha ottenuto una vittoria totale sulla ribellione. Dopo numerosi e feroci attacchi dei ribelli contro le basi sovietiche sparse nei quartieri di New York, sembra che finalmente la situazione sia sotto controllo. Si segnalano ancora degli incidenti di poco conto in città, ma per fortuna i rivoltosi sono stati fermati. Purtroppo il nostro amato leader, il generale Tatarin, ha pagato il prezzo supremo nella lotta contro il fantasma della libertà e i suoi complici. È stato brutalmente assassinato in un'imboscata dei ribelli. Apriamo la diretta da Governor Island, dove sta per iniziare la cerimonia funebre. Compagni, oggi è un giorno di grande vergogna. Siamo riuniti qui per dare l'ultimo saluto al nostro grande leader. Siamo venuti qui per portare la legge e l'ordine, donare la pace e la stabilità a questa regione e salvare i cittadini americani dalla brutalità e dall'oppressione. E questa è stata la ricompensa. Egli però non sarà morto invano. Come comandante in seconda, assumo rispettosamente il suo posto. E giuro di catturare i criminali che hanno commesso questo oltraggio. Oggi io giuro vendetta nei confronti del cosiddetto fantasma della libertà Christopher Stone e dei suoi ribelli che hanno brutalmente assassinato il nostro amato leader Tatarin. I vostri giorni sono contati. Tu e i tuoi seguaci verrete spazzati via come topi di foglia. Lunga vita all'Unione Sovietica. Lunga vita alla rivoluzione. Lunga vita al governo sovietico degli Stati Uniti. Splendido! Mi piacciono le novità, amico. Guarda un po', hai persino un computer. Ehi, Chris, mi pare che persino la muffa qui sia più bella di dove stavamo prima. Io e alcuni ragazzi del quartiere venivamo spesso qui per divertirci un po'. Ora però non credo che torneranno. I rossi ci sono andati con la mano pesante. Ehi, avete fame?
Ho preso della pizza nella pizzeria che i rossi hanno fatto saltare fra la seconda e la decima. Servitevi. Forse più tardi, prima devo scoprire come trovare Isabella. Voglio dare una lezione ai rossi, così impareranno a far saltare la nostra base. Ehi, sentite un po'. Ho trovato un computer dei sovietici e ho violato alcuni dei loro codici. Così ora ho le piantine degli studi della SAFN. Ehi, perché non entrate là dentro e non fate tutto a pezzi? Così quella della propaganda starà zitta. Oh, splendido piano, Einstein. Se non fosse per il fatto che siamo un po' a corto di uomini e munizioni. Spiegagli come stanno le cose. Il piccoletto crede di essere diventato il capo. Ehi, bello, piantala. Ascolta, guarda. Sono tornati a casa. Convinti di averci dato una lezione. È questo il momento di colpirli. Senti qua, nella loro sorveglianza c'è un punto debole. Io dico di colpirli ora. Ora sì, che si comincia a ragionare. Se la metti così potremmo avere qualche speranza. Che cosa ne dici, Chris? Io vengo con te, non voglio perdere l'occasione di finire sulla TV nazionale. Sono con te, Chris. Controllo soltanto l'equipaggiamento. Ho localizzato un centro di addestramento delle forze speciali sovietiche. Si trova nel liceo locale. La scuola è finita. È ora di rimandarli tutti a casa. Da quello che ho sentito, pare che lì interroghino anche dei prigionieri politici. Diamogli una bella lezione. Distruggi la macchina della propaganda sovietica, conquistando gli studi della SAFN. Controllando le trasmissioni potremmo far arrivare il nostro messaggio di verità alla gente. Ci sono molti civili feriti nella zona, per cui porta con te qualche medikit in più. Ho localizzato un centro di addestramento delle forze speciali sovietiche. Sei pronto, conta su di me. In riga, ok? Muoviamoci. Avanti, sono proprio dietro di te. Radunarsi! Andiamo! Eliminiamoli! Colpiamoli! Eliminiamo il nemico!
Ripiegare! Sono a posto. Siamo in ballo. Sì, avanti, sono carico. Andiamo. Distruggiamo tutto! All'attacco! Indietro! Raggrupparsi! Ok, andiamo. Facciamoli fuori! Facciamoli a pezzi! Annullare! Indietro! Presto andrà meglio. Controllare quella zona. Raggrupparsi! Indietro! Prendi questi. Mi sento già meglio. Ecco, prova questo. Come on.
Annullare! Ripiegare! Avanti così! Eliminare il bersaglio! Radunarsi! Prendi. Ecco, prendi questo. Ora mi sento molto meglio, grazie. Grazie. Mi sento già meglio. Ti seguirò. Ora sei tu il capo. Thank you.
prendiamoli! Eliminare! Colpiamo la loro posizione! Andiamo, andiamo! Ti insegnerò ad avere paura di me. Ehi, amico, portaci fuori da qui. Indietro, raggrupparsi! Non sopporto più questa prigione. Grazie. Ora riportaci alle foglie, presto. Tra poco questo posto brulicherà di rossi. Teniamo d'occhio, mi seguirò cognizione. Sì, signore. Annullare! Indietro! Indietro! Vado, signore. Distruggiamo quell'ostacolo! Non abbiamo il nemico! Attenzione, facciamoli fuori! Esplorare la zona. Ci sono, signore. Ripiegare! Radunarsi! Facciamoli fuori! Distruggiamo quell'ostacolo! Avanti così! Ricognizione o raccolta? Avanguardia, controlleremo. Facciamoli a pezzi! Cerchiamo la signora, segnalare qualsiasi attività. Ok. Ah!
Indietro! Ripiegare! Radunarsi! Vengo da te. Annullare! Eccomi. Indietro! Cosa devo fare? Io ci sono. Insieme a me! Avanti! Con me! Bene, muoviamoci. Troviamo il nemico. Bene. Avanti! Certo. Prendiamolo! Muori! Colpiamo la libertà! All'attacco! Raggrupparsi! Ripiegare! Raggrupparsi!
maledissimo Dagger, Diego! Rilevamento e rapporto. Controllare il perimetro. Segnalare l'attività. Controlliamo laggiù. Diamo un'occhiata laggiù. Indietro! Annullare! Radunarsi! Distruggi la macchina della propaganda sovietica conquistando gli studi della SAFN. Muoversi! Eccomi! Qui, subito! Certo, fai strada! Insieme a me! Bene, ci sono! Siamo in ballo, avanti! Andiamo! Io sono dietro di me! Bene, ci sono! Indietro! Annullare! Ripiegare! Radunarsi! Thank you.
terminare! Indietro! Raggrupparsi! Vado, radunarsi! Signore. Difendiamo questa zona! Difendiamo la zona! Raggrupparsi! Annullare! Indietro! Ripiegare! Andiamo! Sei qui per aiutarmi. Grazie. Questo è il direttore. Posso partire? Meglio di te. Difesa! Non abbandonare la posizione! Non abbandonare la posizione! Difesa! Sì. Difendiamo la zona! Indietro! Andiamo. Annullare! Raggrupparsi! Ecco, prendi qui. Radunarsi!
Ripiegare! Raggrupparsi! Difendiamo questa zona! Aspetterò, difendiamo la zona! Questo andrà meglio. Ci serve aiuto? Ti seguirò. Radunarsi! Annullare! Ripiegare! Indietro! Indietro! Ripiegare! Raggrupparsi! Radunarsi! Segnalare qualsiasi attività. Ti rimetterò in sesto. Ora mi sento molto bene. Grazie. Indietro! Annullare! Indietro! Distruggiamo quello ostacolo! Bene. Facciamoli fuori! Lo ucciderò! Indietro! Raggrupparsi! Radunarsi!
sparare. Teniamo d'occhio Ivan. Annullare! Cioè, ripiegare! Indietro! Annullare! Indietro! Radunarsi! Ripiegare! Sono dietro di te. Avanti così! Facciamoli fuori! Indietro! Indietro! Avanti! Allora distruggiamo quell'ostacolo! Prima spara, poi fai domande! Rilevamento era forte. Raggrupparsi! Sì, annullare! Indietro! Sicuramente effetto.
Prendi questo. Torno fra un secondo. Controsegnato. Voglio attenzione ai sovietici. Torno subito. Radunarsi! Ripiegare! Sento già meglio. Indietro! Indietro! Sono dietro di te. Controllare fosse in esplorazione. Si proverò. All'attacco! Ci sono! Distruggiamo tutto! Ricevuto! Spaziamoli via! Sì, teniamo d'occhio Ivan. Certo, signore. Raggrupparsi! Radunarsi! Sono proprio dietro di te! Ah!
il terzo. Verifico, cerchiamo la zona. Passerà. Difendiamo questa zona. Difesa! Signore! Newyorkesi, concittadini, io sono Chris Stone, il fantasma della libertà. Vengo dinanzi a voi oggi come uomo libero e giuro di morire da uomo libero. Come il vostro, il mio mondo è stato distrutto 8 mesi fa. Ho visto i miei familiari e i miei amici catturati, torturati e uccisi. Nulla è rimasto della mia vita passata. Ho solo la speranza di un futuro migliore. Un domani migliore per i nostri figli. Il sogno americano. E io in questo sogno ci credo ancora. Abbiamo studiato i nostri principi da bambini a scuola e ora è arrivato il momento di abbracciare questi ideali e di ribellarci al giogo della tirannia. È un nostro dovere morale quello di liberarci degli oppressori. Quando io guardo questa città, non vedo un cumulo di macerie fumanti. No, io vedo un esercito dormiente pronto a ridestarsi. Adesso il mondo intero ci guarda. Il nostro comportamento darà valore alle nostre rivendicazioni. Io oggi sono dinanzi a voi e al mondo intero per rinnovare il giuramento che si scambiarono i nostri padri per ciascuno di noi. Proteggere le nostre vite, i nostri averi e il rispetto per noi stessi. Per questo ora chiedo a tutti voi di impugnare le armi contro gli invasori e di urlare a squarciagola che non riusciranno mai a strapparci la nostra libertà! Libertà!